sì, il risultato, ma è un campo comunque molto difficile perché l'avevamo visti a Mezzolara, una squadra che era in vantaggio 2-0 e con una squadra che noi comunque in amichevole abbiamo perso. Quindi era una partita piena di insidie, siamo stati bravi e quindi faccio tutti i complimenti alla squadra, ovviamente. Vi siete rilassati solo sul 4-0. Sì, ci stanno dei momenti in cui la partita magari cambia, però ci siamo ricompattati subito, siamo riusciti a fare subito, abbiamo preso il 4-1, poi il 5-1, poi abbiamo preso il 5-2, ma comunque abbiamo gestito abbastanza bene la palla e sono arrivati questi 3 punti. Poteva essere doppietta anche per Luigi Scotto, saresti stato contento anche tu. Ah beh, sicuramente, sicuramente. Vorrei sottolineare che chiunque faccia gol è importante. Adesso è capitato a me far doppietta e spero che capiti a Gigi domenica prossima. E non è importante che io faccia gol, sinceramente, l'importante è che Mantova possa vincere. E se ti dicessi vinciamo tutte le partite 1-0, non segno più fino a fine anno, ti dico sì, va bene. Grande intesa là davanti, tra di voi. Sì, grande intesa, sono contento anche per Christian che è tornato in campo, questa doppietta è importante, e lui c'è sempre, quindi l'ha dimostrato anche oggi, una doppietta veramente importantissima sia per lui che soprattutto per noi, perché due gol che è arrivato in un momento delicato, perché sbloccarla era difficile, nel momento in cui lo sblocchi magari diventa un po' più semplice, e poi ha fatto la chiusa lui sul 3-0. Due gol veramente importantissimi, il nostro capitano. Non contento, poi hai voluto comparire anche nella lista degli ammoniti. Eh sì, perché è importante non prendere gol. Anche se eravamo 5-1, non mi andava di prendere gol. È sicuramente una munizione che magari tu puoi dirmi stupida, però secondo me non è una munizione stupida, perché il cervello si spegne al 96esimo, e quindi che siamo 5-0, che siamo 1-0, per me non devo andare a fare gol, punto. Un risultato, questo frutto del lavoro che fate durante la settimana, durante le prove che Sì, fate. sicuramente, sicuramente, lavoriamo tanto la settimana e l'avevamo preparata bene e quindi siamo contentissimi di questi 3 punti. Adesso pensiamo alla prossima partita, come sempre. Spettatori neutrali, non c'entra niente, vedo forte quel lucione. Ah, forte il Mantova, speriamo che dicano forte il Mantova, perché l'importante è che a fine anno siamo tutti felici, questo è l'importante, lo sottolineo sempre perché sì, sono contentissimo, non sarei un pazzo a dirti che non sarei contento perché ho fatto 4 gol in 2 partite, però ti ripeto, se da qua a fine anno non segno più e vinciamo tutte le partite 1-0, va bene lo stesso.